Ancora un successo per dare lustro ad una stagione già importante, rendendo stabile o raggiungendo il piano ad alta quota che può valere un prestigioso piazzamento nella griglia playoff. Questo è l'obiettivo di biancorossi e biancoviola in un derby da contendersi su vette altissime, facendo finalmente parlare il campo come giudice inappellabile, lasciandosi alle spalle le scorie polemiche della gara di andata. Dal Mazzucchi di Ardea il big match della 25esima giornata di Serie D, girone G, Nuova Florida contro Stiamare. Un saluto da Francesco Mafera e Federico Falcioni. Fischietto in bocca e si parte. È iniziata Nuova Florida Ostia Mare. È buono il movimento di Persichini che lascia per Cazzeris la sponda e poi l'apertura subito di prima verso Lovaglio. Cambio di gioco ancora interessante nella zona di un attaccante, poi il pallone rimane lì. Persichini una volta, poi due volte col sinistro, alza troppo la mira. Che occasione per il Nuova Florida. Non è ancora del Nuova Florida, dentro la sfera per Persichini che si gira di prima intenzione, colpisce al volo sulla girata, però trovato, si fa trovare pronto. Fischia l'arbitro, parte Capparella a girare sulla barriera, poi il pallone rimane lì, il destro di Cazzeris che porta avanti il Nuova Florida sull'Ostia Mare. Conclusione potente e centrale, ma sulla quale trovato non ha potuto nulla. Allora Nuova Florida in vantaggio 1-0 al Mazzucchi, e accorcerebbe anche addirittura dalla prima in classifica, mentre fischia l'arbitro e si ricomincia. Ancora scambio, Lazzeri in aria, Lazzeri pallone arretrato, poi Tirelli il sinistro e l'Ostia Mare pareggia con il mancino incrociato di Tirelli, con Giordani che sporca la traiettoria, ma non quanto basta per evitare il gol, ed è 1-1 al Mazzucchi. Galvanizzato dal gol, ci riprova lui, o forse no, vedremo. Va Tirelli, fa girare il pallone, questa volta Giordani ci arriva. E allora ancora Nuova Florida che attacca a destra, il cross, la smanacciata, il pallone rimane lì e il salvataggio sulla linea provvidenziale. Bertoldi prova come sempre a fare il bello e il cattivo tempo da quel lato, pallone di ritorno per il 7 che può entrare in area, ancora Bertoldi col destro, pallone largo, ma altra azione interessante dell'Ostia Mare. Poi subito ancora lancio lungo verso Cesaretti, si muove Cazzeris in area di rigore, pallone arretrato verso la conclusione dell'11, il pallone rimane lì e Cazzeris la deposita al recupero praticamente scaduto, sigla la sua doppietta e probabilmente fa vincere questa partita al Nuova Florida. E su questo rilancio finisce la partita, vince all'ultimo tuffo il Nuova Florida nel derby contro l'Ostia Mare con la doppietta di Cazzeris.